scontro tra Benevento ed Hellas Verona, valido per la Gazzetta Football League. Verona in maglia giallo-blu, Benevento in casacca blu. Nuove palla, la formazione in casacca blu, pallone riconquistato dal Verona con il suo capitano, il numero 20, che gira subito, non trova però alcun uomo in maglia giallo-blu. Allora nuovo Verona con il suo numero 11, che fa un doppio passo, va alla conclusione. Primo tiro del Verona sui piedi del numero 11, Flavio Carbone. Non c'è però alcuna occasione per il Benevento. Si propone Sendane, servito, gira da un compagno, ancora Benevento, qui arriva la prima parata di Lapuz, numero 1 del Verona, che manda in corner. C'è un controfallo, fischiata ai danni del Benevento, dunque qui Verona con Frippetti che va alla conclusione, ottima parata del portiere del Benevento che gli dice di no. Buonissima chance capitata sui piedi del numero 4 Frippetti. Prosegue l'azione del Benevento. Ancora Benevento qui. Colpo di testa di Sendane che firma la rete del 1-0 per la formazione in casacca blu. Nel possesso adesso Benevento in avanti qui con Placidi, rimessa laterale battuta da Sendane in direzione di un compagno, qui il palo a salvare il Verona. Benevento vicinissimo al 2-0 che non arriva per poco. Si resta sì, sull'1-0 Benevento, qui attenzione però al Verona con il suo numero 11 che era andato al tiro, ci aveva provato Carbone mandando alto al raddoppio, lancio lungo del portiere del Verona che non trova però un giocatore in giallo-blu. Fa girare palla il Benevento con Pera che va da un compagno, si propone Pacioni, servito adesso, ancora Pacioni che c'entra la rete del 2-0 Benevento. E Iannarelli, recupera il Benevento, anzi no, va con Ramundi il Verona. Ramundi supera due uomini, va alla conclusione, sfiora il 2-1 il capitano del Verona Ramundi. Calcio d'angolo battuto in questo istante, allontana il Benevento. 2 Gambardella, ora va, arriva la rete del 2-1. Se non ho visto male ci ha pensato il capitano, il, anzi no, è il numero 92 Gambardella che ha accorciato le distanze. 2-1 dunque, il 2-1 del Verona che accorcia le distanze. Qui un colpo di testa all'indietro che per poco non diventa un autogol del Benevento. Calcio d'angolo Verona che ora ci crede e spinge in avanti. Qui la conclusione, arriva il 2-2, la rete di Filippetti che
trova il gol del pareggio. L'arbitro però ha visto un fallo di mano e dunque calcio di rigore per il Benevento. E c'è il gol del Benevento, l'ha segnato Sendane, le proteste del Verona, il gol però sembra buono e dunque 3-2 Benevento, rete di Sendane. Due uomini in barriera. Varramundi, pallone che non c'entra la porta di poco, anzi non era Ramundi ma era Filippetti, che per poco non ha trovato la rete del 3-3 su calcio di punizione. Cioè, allora è recuperato dal Verona che può provare a costruire un'ultima azione d'attacco. Salgono tutti gli uomini in giallo-blu per l'ultima speranza di questo match. Tiene palla Ramundi, va dal numero 92 che trova il pareggio. Pareggio del Verona all'ultimo minuto, 3-3. La rete di Broggi, l'arbitro fischia tre volte e decreta la fine di Benevento-Verona, 3-3 tra le due squadre.